Gioco legale non ferma quello illegale. Una ricerca condotta per conto delle fondazioni antiusura svela che l'azzardo, totalmente nero, dà alla criminalità organizzata un reddito più che corposo. Oltre 8 miliardi di euro. Che è una cifra spaventosa. Spaventosa perché corrisponde poco meno a quella che lo Stato ricava da tutti i giochi. Quindi è un fallimento, una disfatta vera e propria del sistema pubblico di regolazione del gioco. Napoli in testa, ma anche il nord non sembra esente da questa patologia che si basa su un meccanismo molto semplice. Da un lato la criminalità che propone i propri prodotti, totonero, bische clandestine, scommesse illegali, avvicinando nuovi potenziali partecipanti e soprattutto giovani clienti attratti dal rischio. Dall'altro lato lo Stato che, pensando di sottrarre quote all'illegalità, mette sul mercato sempre nuovi prodotti più semplici, più diffusi capillarmente, più rapidi nel pagamento, un vero e proprio bombardamento che espone sempre più persone al rischio di dipendenza. Quando un governo permette o una città permette affissione di manifesti che invitano al gioco, invitano a guadagnare attraverso il gioco, alla fine sai che quel tipo di comune, quel tipo di governo ricava anche dall'affissione di quei manifesti, poi però deve cacciare soldi per andare a curare queste persone. Sono delle contraddizioni che penso stanno sotto gli occhi di tutti, non capisco come mai non ci si metta a lavorare per cominciare intanto a evitare questo tipo di contraddizioni.